Il vino ha sicuramente tanti pregi, ma ogni tanto purtroppo ha anche qualche difetto. Approfondiamoli insieme. In questa puntata di Approfondiamo insieme parleremo dei difetti del vino, quindi quando qualche cosa va storto e quindi il nostro calice che ci dovrebbe regalare delle buone sensazioni, invece, ahimè, ci regala qualche delusione. Ora, prima di iniziare, vi ricordo di iscrivervi al canale e di condividere questo video con tutti coloro che possano essere interessati, quindi amici, parenti, colleghi di lavoro, in modo che anche loro siano informati sui difetti del vino e sappiano come individuarli e riconoscerli. Ora, normalmente quando noi parliamo di difetti del vino, difficilmente parliamo di difetti del vino in sé per sé, ma parliamo di attività che possono, durante la sua lavorazione, aver compromesso a qualche livello il risultato organolettico, quindi di sapore e di odore del vino. Se vi ricordate quando abbiamo parlato degli aromi del vino, di cui vi lascio il link qui sopra per andare a recuperarvi le due puntate, abbiamo parlato appunto di odori e non di aromi, odori intesi come difetti. E infatti normalmente la principale caratteristica che si riscontra quando un vino ha qualcosa che non va è proprio legata ai sentori al naso. Il naso è sicuramente un ottimo metodo per riconoscere se il nostro calice ha qualche cosa che non va. E a seconda del quando e del momento in cui è avvenuta questa alterazione, che di per sé non significa che sia qualche cosa creato dall'uomo, ma anche semplicemente un errore, una cattiva conservazione, ecco che spunta il difetto e noi lo andiamo a ritrovare. Partendo da uno dei primi difetti che possiamo riscontrare è sicuramente quello di quel sapore, quell'odore di eccessivo vegetale che possiamo trovare in alcuni vini. Ecco, questo normalmente deriva da una vinificazione fatta con delle uve non perfettamente mature o addirittura ancora acerbe, che quindi nel momento in cui si sono andate a pigiare hanno rilasciato una nota verde, quindi una nota vegetale molto intensa. Se per alcuni vini questa nota vegetale può essere anche una caratteristica, esempio il famoso peperone verde del Cabernet Sauvignon, che è tipico di quel vino, ecco che invece negli altri rappresenta sicuramente un difetto che ci rende poco piacevole la degustazione. Altra causa che può verificare, per la quale può verificarsi questo rilascio di sentore vegetale è una pigiatura delle uve con un'eccessiva spremitura dei raspi oppure anche, anche delle ossa, quindi sostanzialmente dei semini che sono contenute all'interno dell'acino. Ecco, qui vanno ad estrarre note verdi che quindi danno ancora di più sensazione di vegetale. Poi abbiamo i difetti principalmente di conservazione e partendo dal, diciamo, difetto più riscontrato, più diciamo famoso, così come si può dire, del vino, ovviamente c'è l'odore di tappo. Di questo ne abbiamo già un po' accennato nella puntata sui tappi e rappresenta un difetto con questo odore di cartone bagnato, di muffa, quindi questo odore particolarmente sgradevole che è prodotto da delle muffe che si creano all'interno del sughero oppure da delle sostanze che si sviluppano appunto durante la conservazione in bottiglia. In alcuni casi, con un po' di areazione del vino, questo primo sentore sparisce, quando invece questo sentore non sparisce, ahimè, la bottiglia
è destinata a fare la fine del versamento nel lavandino, perché dopo appunto diventa non più bevibile e sicuramente non più godibile. Passiamo poi invece ad altri tipi di difetti. Qui cercherò di elencarvene alcuni principali, ovviamente magari non andrò molto nello specifico magari chimico, perché il discorso sarebbe abbastanza lungo, però vi do qualche spunto per poterli riconoscere in modo almeno quantomeno quelli principali. Ovviamente un altro odore, come abbiamo visto quello di tappo, molto legato a quello di tappo, è l'odore di muffa. Chiaramente se sentite un odore di muffa sgradevole all'interno del vino, vuol dire che il vino non è stato conservato correttamente. Magari il tappo non era ben chiuso, oppure un vino che è rimasto aperto in un luogo non adatto per lungo tempo. Ecco, quindi tutte queste caratteristiche possono far generare questo odore di muffa molto spiacevole. Abbiamo poi anche un difetto, che è il sapore metallico. Ecco, questo sapore metallico si riscontra ad esempio in vini dove c'è stato un eccessivo uso di rame, che dà questo sapore amaro. C'è da dire che adesso, con tutte le limitazioni che ci sono nell'utilizzo del rame nel momento della coltivazione dell'uva, questo difetto è più difficilmente riscontrabile, ma ancora in qualche caso è ritrovabile. Oppure l'odore di, ovvero il non odore di svanito, cioè quando un vino viene talmente travasato da perdere tutti gli aromi principali e secondari, primari e secondari, appunto perché a furia di travasarlo e di entrare a contatto continuamente con l'ossigeno, perde tutte le caratteristiche e di fatto questo vino al naso non sa di nulla e si parla appunto di vino svanito. Abbiamo poi invece gli eccessi dovuti all'anidride solforosa. L'anidride solforosa, vi ricordo, è una sostanza chimica che viene legalmente inserita all'interno del vino per garantirne la conservazione nel tempo. Non tutti la usano, ci sono alcune cantine, alcuni produttori che non lo utilizzano, e si parla appunto di vini naturali, di vini di cui poi parleremo anche qui in una prossima puntata, ma di norma, diciamo, nella stragrande maggioranza dei casi in piccole quantità è sempre presente. Ecco, quando si esagera con l'anidride solforosa, ecco che il vino comincia ad avere un sapore pungente e amaro, quindi abbastanza sgradevole. Oppure sempre l'anidride solforosa, reagendo con degli altri componenti, può causare un altro odore molto sgradevole di uovo marcio. Ecco, quando sentite l'uovo marcio è dovuto appunto all'anidride solforosa, che ha fatto reazione con delle altre sostanze causando questo odore di uovo marcio. Anche qui il vino risulterà quantomeno imbevibile. Oppure altra sempre odore dall'eccesso di solforosa è ad esempio l'odore di aglio. Ecco, quindi uova marcia e aglio, se lo sentite all'interno del vino, vuol dire che qualche cosa non va. Abbiamo poi anche gli odori dovuti alla ossidazione, cioè all'eccessivo contatto con l'ossigeno. Come vi avevo detto già nelle altre puntate, l'ossigeno non è molto amico per la conservazione del vino, e infatti l'eccessiva ossidazione causa sicuramente a livello di vista del vino un imbrunimento, quindi l'ossidazione va a incidere anche sul colore del vino, tende a renderlo più scuro, più brunito. Infatti si parla a volte di maderizzazione, cioè diventa similare al colore del vino Madeira, un vino portoghese, che però dove questo colore è voluto, perché ha questo colore perché viene conservato in una maniera tale che abbia questo colore. Invece se il vino va verso questo colore scuro, bruno, vuol dire che qualche cosa non va, specie se si parliamo magari di vini bianchi o vini rosati. Ecco, se prendono questi colori molto scuri, vuol dire che qualche cosa, soprattutto in breve tempo,
Se lo fanno nel corso del tempo, nel corso degli anni, invece è un normale ciclo di affinamento. Se lo fanno nel giro di poco, vuol dire che qualche cosa non va. Sicuramente un altro tipo di odore che possiamo trovare è l'odore di mandorle amare, il gusto e l'odore di mandorle amare. Ecco, anche questo qui è un difetto che normalmente deriva dall'uso di chiarificanti, cioè per chiarificare il colore del vino vengono utilizzati a volte delle gelatine che contengono delle sostanze che a contatto con il vino creano questo sapore, questo odore di mandorle amare. Ecco, quindi anche qui quando si esagera può avvenire fuori questo odore. In Italia determinati tipi di chiarificanti non si possono più utilizzare per legge, però ci sono degli stati esteri che ancora li utilizzano e quindi questo fenomeno può essere più rilevante, quindi soprattutto in vini di produzione al di fuori dell'Italia. Altro odore che si può sentire è il cosiddetto odore di Brett. Qui spendo, diciamo, due parole, perché effettivamente è un odore abbastanza curioso, anche abbastanza divertente. L'odore di Brett è nient'altro che l'odore di stallatico, quindi proprio di cavallo, si parla addirittura di sudore di cavallo. Proprio un odore che, raccontato così, può veramente far anche quasi ridere, cioè dire cavolo, proprio è il massimo della schifezza. Però in realtà è un odore che si verifica, che si può verificare a causa di determinati lieviti che appunto producono questi odori, quindi questi lieviti all'interno del vino, questi lieviti molto spesso non voluti, producono questi sentori che normalmente derivano anche da una cattiva pulizia delle botti. Quindi se le botti del vino non vengono pulite correttamente, ecco che appunto può facilmente presentarsi questo odore di stallatico. Piccola curiosità per chiudere sempre sull'odore del Brett: in alcuni vini, diciamo così, soprattutto di derivazione francese, viene considerato un pregio, cioè proprio una caratteristica tipica di quei vini, avere questo minimo sentore di Brett. Infatti, e qui concludo, alcuni aromi probabilmente, se presi in giusta maniera, oppure se non risultano eccessivamente penalizzanti per il sapore e per l'odore del vino, possono anche rappresentare delle caratteristiche. Come dicevo prima, il vegetale, per il Cabernet Sauvignon, quindi l'odore di peperone verde, che è comunque un odore vegetale. Il Brett per alcuni vini francesi. Sono caratteristiche, oppure qualche sentore a volte un po' di terra, di leggero muffato, ecco, si possono trovare in altri vini. Se però sono sentori che alla prima reazione vanno via, oppure sono sentori che comunque non danno fastidio e contribuiscono a rendere quel vino riconoscibile, ecco che non sono più difetti, ma sono caratteristiche di quel vino. A quel punto, se non vi piacciono, la bottiglia non la bevete, non la degustate. Se invece vi piacciono, la potete tranquillamente bere. Invece, se questi difetti sono particolarmente pronunciati, ecco che bisogna un attimo desistere e capire che forse quella bottiglia può raggiungere serenamente altri lidi. Bene, direi che con questo consiglio finale ho terminato qui la puntata di Approfondiamo Insieme. Vi ricordo che se questo video vi è piaciuto, un mi piace è sicuramente gradito, di iscrivervi al canale per approfondire altri temi insieme e per vedere tutte le mie degustazioni. Soprattutto consigliate il canale ai vostri amici, colleghi e parenti e fate conoscere anche voi i difetti del vino, oppure divertitevi a parlare con i vostri amici di questi difetti, in modo da appunto metterli in guardia su che cosa vanno a bere quando aprono una bottiglia.
Per il momento vi saluto, ma vi lascio come sempre con le mie solite tre raccomandazioni. La prima è che i minori di 18 anni non devono bere. La seconda è che non bisogna bere prima di mettersi alla guida o fare attività pericolose. E la terza è che bisogna bere con moderazione, ma di qualità. Ciao e alla prossima con Francesco su The Wine Channel.